Che un percorso si può fare partendo da Limatola Festival. Grazie Stefano Sportelli. Adesso torniamo però nella gara, quella vera, anche se poteva sembrare per un momento, considerato l'inedito che ci ha presentato, poteva essere una canzone da portare in gara, perché no? Ma stiamo invece per ascoltare un'altra voce maschile che ci raggiunge qui per una categoria, sempre categoria inediti, una canzone scritta da Gianni Fiorellino, Pier Roberto Pascuzzo, il codice 11, la canzone è Bravo! Codice 11. Buonasera. Ti capita una sera di stringerti per ore, di scrivere il destino ed un tempo che ti resta. Per farne una ragione, per vivere e sognare, non a volte anche morire. Ti capita che cadi in una sola storia, è capitato a me, e non vorrei finire. Tanti grammi della tua presenza, è il titolo, ma bravo, aggiungo anch'io, Pier Roberto Pascuzzo, codice 11. Resta con me che ricordo qual è il numero di telefono per inviare un sms e votare, 342 692 7562. Se volete votare Pier Roberto, il codice è 11, il prossimo è 12, poi ne parleremo. Però sì, volevo sapere un po' della tua storia musicale. Ho visto un autore interessante, importante anche, Gianni Fiorellino, per la tua canzone. Sì, infatti ringrazio Gianni per avermi insomma regalato questo brano che sto portando in giro a farlo conoscere. Mi piace particolarmente, devo dire che ha cucito, credo, proprio addosso a me questo brano.
Bello, impetuoso devo dire, comunque era anche musicalmente parlando. E il tuo percorso musicale invece è iniziato da bambino? Beh, è iniziato circa, sì, un bel po' di anni fa, in adolescenza, nemmeno sì. Poi così presto. Bene, e quindi poi, insomma continuiamo così. Che poi non è poi tanto tempo fa, sarà, quante ne avrai? 20? Una decina d'anni fa. Una decina, no, addirittura, va bene, io vi faccio tutti, io sono la nonna di tutti, mi sento sempre così anziana. In bocca al lupo, Pier Roberto Pascuzzo. Grazie. Bravo, il codice 11 per votare Pier Roberto.